queste lucide artisti abbiano il successo che meritano, così come si è verificato ogni anno. Siamo ormai, sono anni che noi facciamo questa iniziativa, nata da un'intuizione di Enzo De Luca, che questa sera è qui presente con noi. È un'intuizione formidabile, che come vedete ogni anno regala alla nostra città una grande pubblicità sul piano nazionale. Siamo una città di grandi livelli, siamo una città veramente europea, come ha detto il signor Massimo. Siamo una città che si dispone ad essere per il futuro un centro formidabile della regione Campania. Già lo siamo, lo diventeremo sempre più convintamente. Bene, questa è una edizione che si arricchisce di altri elementi di quest'anno. Vedrete nel corso delle vostre passeggiate quali sono le novità che abbiamo immaginato, che anche Luca ha immaginato. Andremo lungo le strade del centro storico, arriveremo alla rotonda dove Piazza Flavio Gioia, dove ci aspetta una sorpresa incredibile. Questo è il giardino delle favole, ma diciamo che tutta la città è in festa. Bene, sono due mesi davanti a noi che ci arricchiranno di turismo, di attenzione, e credo che ancora una volta Salerno sarà all'altezza della sua famiglia. Io non devo aggiungere altro, saluto naturalmente Rocco Papaleo, che ci ha dato il piacere di essere qui stasera a presentare l'edizione di Luce d'Artista insieme a De Luca e a me, e quindi credo che sarà utile che ora intervenga, non so come la scaletta, sentiamo il Presidente. Sentiamo Enzo De Luca. Buonasera. Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Ciao a tutti. Buonasera, un grande abbraccio alle bambine e ai bambini innanzitutto, perché la vita comunale sapete dedicata a loro, e un grande abbraccio alle famiglie di Salerno. Sto caro, un momento. Allora, voi sapete che questo nostro evento, per il quale stasera abbiamo il piacere di ospitare qui con noi Rocco Papaleo, lo ringraziamo di cuore, è un gesto di amicizia di cui gli siamo grati. Sapete che questo evento, che dura ormai da 15 anni, ha due obiettivi fondamentali. Io lo voglio sempre ricordare a chi se lo scorda per strada. Il primo obiettivo è quello di creare lavoro. Non si capisce a volte questo, ma quando in una città si portano più di 2 milioni di visitatori nell'arco di due mesi e mezzo, si capisce che lavorano gli alberghi, hanno il tutto esaurito, lavorano i ristoranti, lavorano i bed and breakfast, cioè noi riversiamo sull'economia della città e della provincia più di 20 milioni di euro ogni anno. Quindi la prima ragione di questo evento, che è nato in gemellaggio con Torino 15 anni fa, ieri c'era una bella pagina sulla Stampa di Torino su questo gemellaggio fra Salerno e Torino, questo evento ha questo obiettivo, creare un attrattore turistico per la città di Salerno. Siccome non abbiamo un grande patrimonio storico artistico, ci siamo inventati un attrattore turistico per il quale la città di Salerno è sui siti turistici internazionali più importanti del mondo. Lo scorso anno una grande agenzia di organizzazione turistica, TripAdvisor, collocò Salerno fra le 10 mete turistiche più interessanti del mondo nel periodo di Natale. È una cosa straordinaria, una cosa straordinaria. E dunque il primo obiettivo è questo: creare lavoro, creare turismo, creare economia, perché poi chi arriva per Lucia Artista, bene o male, ritorna se trova una città bella, gradevole, il mese successivo, l'anno successivo, e questo mette in piedi tutto un circuito economico. Il secondo obiettivo è quello di regalare alle nostre famiglie un momento di serenità, che non è un obiettivo meno importante. Consentitemi di rivolgere anche qui da questa sera un pensiero affettuoso ai nostri concittadini delle zone terremotate. Davvero un grande abbraccio a quelli che stanno vivendo oggi una situazione in grande disagio. Vi saremo vicini. Come Regione Campania abbiamo messo a disposizione la nostra protezione civile, abbiamo realizzato un campo di accoglienza, vi accompagneremo per tutte le necessità. Bene, abbiamo un tempo complicato, problemi di questo tipo, ma problemi che sul piano sociale, sul piano delle tensioni varie, tolgono a volte serenità alle famiglie. Bene, ci è parso bello poter regalare per alcune settimane alle nostre famiglie un momento di serenità. È chiaro che non risolveremo tanti problemi sociali,
ma in un momento difficile per tutti quanti noi. È bello poter respirare quest'aria magica che si respira a Salerno nel periodo di Natale. Poi 2 o 3 dicembre accenderemo l'albero di Natale con qualche novità, facciamo qualche inserimento sull'albero molto bello. Avremo ancora un rilancio dell'immagine turistica della città. Insomma, stiamo cercando con le nostre forze di aprirci la strada verso il futuro di una grande e bella città turistica. Una sola raccomandazione a tutti quanti voi: è chiaro che se arrivano in città centinaia di migliaia di persone, preparatevi, noi avremo qualche disagio, nei fine settimana è inevitabile, no? No, non ci lamentiamo a vuoto, è chiaro che se arriva c'è qualche problema, c'è, non è che quando si va il carnevale di Venezia scende quello da casa, dice ma adesso mi crea, capiamo che è lavoro, è ricchezza, è economia, questo dobbiamo capire. Allora voi dovete una mano, perché una delle cose belle della nostra città è la sicurezza che non dobbiamo mai perdere. Vengono in città tante famiglie da tutta la Campania, da tutta Italia, anche perché è una città che garantisce a tutti di poter passeggiare un fine settimana in condizioni di assoluta sicurezza. Una ragazza può passeggiare qui fino alle 3 di notte senza essere disturbata. Bene. Da questo punto di vista devo chiedere a voi di darci una mano: la pulizia della città, la raccolta differenziata, i rifiuti, se c'è qualche cafone si metta in ferie, perché non possiamo dare questa immagine della città, è chiaro, le bottiglie e le campane, un po' di sacrificio, un po' di impegno, non fate le cose a capocchia, butta i sacchetti dove capita. Oh! E poi la sicurezza, dateci una mano, siate ognuno di voi un vigile urbano, perché è chiaro che non ce la faremo a controllare tutti gli angoli della città. Allora, se saremo una grande famiglia unita e convinta di vivere questi bei momenti, vedrete che sarà anche quest'anno una festa bellissima, un evento bellissimo per noi, per le nostre famiglie e soprattutto per le bambine e per i bambini. Un grande abbraccio a tutti quanti voi. Buonasera, ciao, prendo in prestito la confidenza del sindaco e del vostro presidente della regione, e quindi ciao mi sembra una bella espressione per sentirmi unito e in una piccola intimità, diciamo, per quella che ci si può concedere. Sono molto orgoglioso e felice di essere qui a Salerno, che per noi della Basilicata è la prima città, no? Quando si espatria. E quando ero giovane, che vivevo giovane, ragazzino, venire a Salerno per me era un po' un viaggio importante. Intanto venivamo a fare la visita militare, che diciamo ha rappresentato uno dei primi momenti, no? Per tanti di noi, per arrivare in una città. Ora essere qui dopo tanti anni, dopo esserci venuto tante volte, ed essere qui proprio avendo alle spalle questo teatro immeritatamente frequentato, mi fa sentire molto emozionato, mi fa un effetto, come posso dire, quasi estraniante, come se mi vedessi da fuori e ascoltassi questo momento importante. Ho ascoltato le parole del sindaco, del presidente, di questa incredibile iniziativa che produce un'economia ma anche un ideale in fondo, no? Questa idea di incentivare la bellezza, quest'idea di presentarci noi meridionali al mondo vestiti a festa con il nostro abito migliore, che è bellezza, è calore, è sapore. Ecco, queste sono cose che noi dobbiamo tenerci molto strette, quest'idea di essere persone che possono in qualche modo
essere attraenti per valori estetici, morali e interiori che danno questo evento. È in primo luogo un grande investimento economico che serve a dare lavoro, a creare migliaia di posti di lavoro e a consentirci di consolidare l'immagine di Salerno di Capodistria. Ovviamente il lavoro deve continuare perché questo è il futuro di Salerno. Questa cosa la voglio chiarire bene a tanti nostri concittadini che non l'hanno capito. Se non costruiamo una città turistica, qui non sappiamo di che cosa vivere negli anni futuri, chiaro? Allora dobbiamo fare la spiaggia davanti a tutto il lungomare fino a Ponte Cagnà. Abbiamo cominciato a Santa Teresa, dobbiamo proseguire fino a Ponte Cagnà. Avere una situazione tipo Nizza davanti alla città deve essere bellissima per avere anche l'economia estiva, l'economia della balneazione. Dobbiamo realizzare nuovi alberghi sulla Litorania orientale. Sapete che la Regione Campania ha acquistato la maggioranza delle quote dell'aeroporto di Salerno, che era mezzo fallito perché dobbiamo far decollare l'aeroporto, altrimenti il turismo diventa complicato da reggere. Dobbiamo potenziare il porto per le navi da crociera, cioè dobbiamo fare quello che è una città turistica, una città viva per tutto l'anno e in grado di darsi anche una dimensione organizzativa che non avevamo e che dobbiamo costruire, a cominciare da una cultura dell'accoglienza. Dobbiamo cacciare sempre di più i caponi dalla città, perché una città turistica è una città gentile, accogliente, garbata, educata, nella quale non ti rompono le scatole, pulita, dove si fa la cosa differenziata. Allora da questo punto di vista ci deve creare un grande mano per avere una città che sia davvero un modello di bellezza e di accoglienza. Ovviamente voi sapete che se ospitiamo in città centinaia di migliaia di persone, lo scorso anno contavamo il sabato della domenica fino a 350 pullman che entravano nella città. È chiaro che qualche disagio si crea per i residenti, ma delle due l'una, o abbiamo i turisti e l'economia, oppure siamo tranquilli e ci ciucciamo. Secondo me è meglio avere un po' di casino, ma avere ricchezza, avere gli alberghi pieni, avere i ristoranti pieni, avere il movimento economico, anche con un po' di sacrificio che dobbiamo fare. A voi ovviamente l'appello a darci una mano e ad aiutarci per mantenere anche le condizioni di sicurezza nella nostra città, perché una delle ragioni per le quali vengono in silenzio nella nostra città tante famiglie, tante persone da tutta Italia, è anche perché qui si può passeggiare tranquilli, si può passare il fine settimana in piena serenità. Questa sera abbiamo con noi un testimonial importante, Rocco Papaleo, e lo ringraziamo per la sua arte, per la sua ironia e anche perché è un meridionale fra i meridionali e ci dà l'orgoglio di essere meridionali, quei meridionali che hanno creatività, che costruiscono il futuro, che vogliono combattere, che non si lamentano, che non fanno il vittimismo. Volevo dire una cosa cattiva nei confronti di qualcuno, ma non la dico perché siamo vicino alla realtà. Allora, questa è davvero un'immagine bella del sud che noi dobbiamo rilanciare. Un particolare su questo cielo stellato. Personalmente ci ho messo 5 anni per farmi fare questo cielo che non veniva mai come doveva essere. Questa volta credo che sia veramente bellissimo. Il titolo di quest'opera è Le mille e una notte. Questa ambientazione è un'ambientazione ovviamente fantastica che tenta di riprodurre la suggestione delle mille e una notte. Questo poi sarà il titolo di quest'anno di Luci d'Artista. Al corso abbiamo fatto un'opera credo molto elegante, molto raffinata, molto delicata, bellissima. Completeremo con un po' di cappello, ma insomma qualche dettaglio. Adesso facciamo respirare i nostri operai, godiamoci questo fine settimana, poi arriveremo anche negli altri quartieri dalla prossima settimana. Grazie a tutti, un grande abbraccio alla nostra famiglia. Buonasera a tutti quanti.
comprendo proprio. Sono molto grato, non so chi mi ha invitato, ma chiunque esso sia, lo voglio ringraziare pubblicamente, apertamente, perché sono dormito poco, sono venuto con un po' di fatica, sto lavorando, cioè, però sempre un impegno, stiamo lavorando a Napoli, poverino, insomma, sono stanchissimo. Però ho preso un impegno e sono venuto, diciamo, anche non proprio... sono arrivato. Ma veramente da perdere il fiato. Siamo stati nella riuniva comunale, magnifico, abbiamo attraversato le strade con queste luci incredibili, molto raffinate e anche poetiche, oserei dire, che ci fanno muovere anche l'anima in un certo senso attraverso i nostri sguardi. Ora ho un progetto, sinceramente. Voglio mi piaccio qua. Voi ve ne andate tutti, voglio rimanere solo in questa piazza e non so se capite questo verbo, mi voglio sciogliere per terra, sdraiare per terra e guardare per la mezz'oretta, forse tutta la notte, però non avere nessun verbo. Voglio stare solo e godermi questa meraviglia, veramente da perdere il fiato. Ringrazio le persone che ci danno questo orgoglio, che perseguono questa idea di un meridione che si deve esporre con orgoglio e con eleganza, con gentilezza. Mi piacciono queste parole, le parole dell'accoglienza, le parole che vogliono stimolare le persone a migliorare il proprio metro quadrato. Le rivoluzioni complete e complesse non si possono fare, quindi ognuno di noi deve farne una personale all'interno del proprio ambito. Ma non voglio fare discorsi politici perché perderemo, non li so fare. Voglio solo darvi un grande abbraccio. E Salerno è la città in particolare per me dove hanno monitorato, vedono di più i miei figli e quindi sono pure un po' capitore. Grazie a tutti e godetevi questa meravigliosa occasione. Baci. Grazie a tutti, grazie a tutti per il personale.